ragazze di Non è la RAI. Sigla! Ma come bello qui, ma come grande qui, ci piace troppo, ma Non è la RAI. Io vedevo tutte le puntate. Io sono mamma di un bellissimo bambino che saluto tanto. Ciao Rocco. Vedi? Ah! Ciao! Ciao! Io ho tutto, sposata, mamma, continuo a ballare, continuo a cantare, studio recitazione, insegno danza, insomma non mi manca niente. Brava! Oh, è la prima volta che va in televisione? Lei sì, è la prima volta, molto timida. Quando deve nascere? Lei febbraio. Ah, più ecco, meno. Stiamo tranquilli, perfetto. Sì, siamo tranquilli. No, non ti preoccupare, non ti faccio fare lo stetrico. Ecco, no, hai già deciso il nome? Si chiamerà Carol. Ciao Carol. Più famose d'Italia oggi alla Volta Buona, Eleonora, Ilaria e Pamela. Ma come è bello qui, ma come grande qui, ci piace troppo, ma non è la RAI. Il cielo sempre blu, non piove quasi mai, il mare è calmo, ma non è la RAI. Perché non sanno che il nostro Tritavolte stava aspettando loro tre. Incredibile. Benissimo. Incredibile, care ragazze. Allora, secondo voi, la prima foto che vi mostrerò, pensando al vostro passato da ragazzine televisive, perché quanti anni avevate quando avete fatto una RAI? 14. Io 12. 14. E Leonora, era più piccolina. 12 anni. Sì. 12 anni. Ero la mascotte. Poi dopo è arrivata Martina, che era la più piccolina ancora. Però inizialmente ero io la mascotte del programma. Quindi 12, Ilaria 14 e 14, Pamela. Sì. Sì. Allora, secondo voi, le prime foto che vi mostro, di chi sono? Aiuto. Gianni Boncompagni. Gianni Boncompagni no, sono due donne. Ah, Erika Bonaccorti. No. Antonella Elia. Basta. No. Non lo so. I tentativi sono finiti. Ecco. Aiuto. Amber Angiolini. Dovevamo dire subito, ragazze, ma pure voi. E l'altra super famosa, Claudia Angelini. Claudia. Perché sono le ragazze nella RAI che sono diventate due bravissime attrici, sì. E voi avete, insomma, eravate tutte colleghe. Beh, vero? Claudia, mia, insomma, siamo molto vicine io e a Claudia. Mia cugina, Claudia. Cugina. Vicine. Abbiamo un pochino di sangue. Ma guardate la foto di... Eccola qui. Sì. Questo era il mio compleanno. È stata lei che ti ha portato nella RAI? Cosa ti ha detto? No, in realtà no. È iniziato prima, ero piccolina. Un giorno mia zia, la mamma, disse a mia madre, avevo più o meno 6 anni, disse a mia madre, dice Rita, ma perché non porti Eleonora in un'agenzia? E così andammo in questa agenzia. E da lì è iniziato il percorso, ho iniziato a fare, insomma, film con Fellini, Scola, Gassman, e poi è partito, insomma, la televisione con l'ultima domenica in di Boncompagni. Stasera mi butto e non è la RAI. Poi. Ragazzi, ma a quell'età, ma perché non stavate a casa a studiare? Io me lo sono sempre chiesto, perché io purtroppo stavo a casa a studiare. Ma noi studiavamo. Studiando. Anche da privatista, giustamente, perché noi eravamo molto impegnate. Poi Pamela, tu con quella voce. Grazie. Cioè, con quella voce sei stata, grazie, insomma, denominata. Pensa che io debutto a 12 anni nella Domenica Inn di Boncompagni, come bambina prodigio. Sì. E scendo una scala alla Wanda Osiris con la voce di Gianni che mi chiama per nome. E noi ce l'abbiamo, cara Pamela Pecciarolo. Ma voi che cos'è che non avete? Voi avete tutto. Non sa che cosa, molto buona. Oh, Dio.
pranzo oggi? Lasagne. Lasagne? Beata te, io non ho mangiato niente. Solo una pizzetta e ho ancora fame, non vedo l'ora di finire così vado a mangiare. Stavo dicendo invece, adesso ne facciamo una insieme, aspetta. Ti hai suggerito tu questa vita? L'unico al mondo. E poi non so, me la ricordo più neanch'io. Ed in punta di piedi entrerò nei tuoi sogni segreti. Basta, che non la conoscete, non la sapete, non la sapete. Eleonora, timido, modo di ballare timido. Conosciute. Sì, c'ero anch'io lì con lei. Tutto, lo possiamo dire davvero, tutto è cominciato in Rai. Assolutamente. È tutto, è vero, Caterina, è vero. L'abbiamo detto appena siamo arrivati, abbiamo visto scritto Rai gigante, abbiamo detto ragazze, è iniziato da qui. E Caterina oggi ci ha invitate. No ragazze, io sono felicissima. Anche noi perché tantissimo. Comunque davvero crescere, quando torni a casa, prima di fare i compiti, accendi la televisione e vedi tutte queste ragazzine, che però non erano più sulla Rai. No, eravamo a un certo punto Mediaset. Voi avete capito a quell'età il cambiamento Rai, Mediaset, oppure per voi è stato tutto quello. Così bello che per noi veramente l'importante no. Era ballare Please Don't Go, Caterina. L'importante è ballare Please Don't Go. E noi abbiamo il video, tanto voi con l'hashtag La Volta Buona commentate, perché io voglio sapere le vostre emozioni a vederle insieme sedute qui sullo stesso divanetto. Prego. Delle figurine e poi ancora i poster, i DVD, Fabrizio D'Alessio. C'ho mostra, tutto. Mostra, eccolo. Mostra, è preparatissimo. È la mia piccola collezione. Allora io ho quaderno di Eleonora. Eleonora, la faccia di Eleonora. Quaderno. Poi non li usavo perché non volevo rovinarli, capito? Sì, poi c'ho l'agenda e mia mamma ci scrive le cose per andare a fare la spesa, con quindi un colpo al cuore. Altra agenda. No, vabbè. E poi ho anche il CD. Ragazzi, il primo. Qui no, non c'era. Non credo, ma questo, no, questo non credo. No. Lì, no. Quello è il primo. Sì, quello è il primo. Sì. Quanti eravate? Veramente c'erano. Però quindi, eravamo sì, di varie età, c'erano le più piccole. Però c'erano anche delle ragazze di 20 anni, perché molte, Caterina, qualcuno non lo sa. Perché io sono ancora ferma qui, dobbiamo capire chi tenere e chi tritare. Che è questo per voi e quella po' meno. Io non guarda, so, io boh. Allora facciamo un consulto. Dove, no. Insieme, dovete insieme decidere. Dobbiamo decidere. Ora non è perché Claudia Gerini è tua cugina. No, non che c'entra. La Rai. No, vabbè, che c'entra, però. Io lei non ce la faccio. Chi lei come non ce la faccio? No. Io pure. Cioè, come facciamo adesso qua? Vogliamo rivedere prima Ambra? Cosa? Ah, un filmato vuoi farci vedere? No, cosa? Sì. Che avete capito? Vogliamo rivedere Ambra? Sì, cioè, come no? Che avete capito? No, niente. La chiamiamo, tipo che ci chiamiamola, face... chiamiamo Ambra? Ma non la disturbiamo, non la disturbiamo. Tengo io ci tengo e se prometto poi mantengo. Ma appartieni se ci tieni, tu prometti poi mantieni. Prometto, prometti. Ti giuro amore, un amore eterno. Se non è amore me ne andrò all'inferno. Ma quando ci sorprenderà l'inverno, questo amore sarà già un incendio. Lo grido 100.000 volte a sera, ma disperata come una preghiera. Non voglio più svegliarmi sola sola, se non ci sarai. Prometti, per sempre sarà. Prometti, indietro non si tornerà. Giura. Giura. Se non è amore me ne andrò all'inferno. Ma
È chiaro. Si trita Claudia Gerini. È chiaro. Ha deciso Caterina. A mani in cuore, lo posso dire, a mani in cuore. Claudia, ti voglio bene, lo sai. Ti vogliamo bene, però, insomma. Non c'è ambra. Ma diciamo che sono due artiste che nessuno può tritare. Sono vincenti però tutte e due. Però una si trita. Dobbiamo scegliere. Ilaria, l'hai detto tu, una si trita. Vai. Ambra no. Vai. Ambra non si può tritare. No. Vai. Quindi, cara Claudia, ti salutiamo. Anche ciao, perché Claudia non è mai cantato T'appartengo. Oh, mamma mia. E a un certo punto si va avanti. Aiuto. Si va avanti perché... Le altre arrivavano, voi sempre, insomma, Cecere, Petraloro, Galassi, però intanto arrivava Miriana Trevisan e anche Laura Freddi. Oddio, questa è proprio una cattiveria. Perché Ilaria? Vabbè, però qualcuno non bisogna le gritare, stiamo gritando no? Per davvero. No. Cioè, diciamo che dobbiamo scegliere. Consultare bene. Io voglio capire il rapporto che avevate tra di voi ragazze, perché 100 ragazze insieme, tutte che volevano apparire. Non si può andare d'accordo con tutti, giusto? Tu con chi andavi d'accordo e con chi non andavi Ma io d'accordo? Andavo d'accordo con Antonella, con Roberta, anche con loro, con Angela, però magari c'erano ragazze più grandi, più smaliziate, che non riuscivo a, no? Ma diciamo che quella è anche un'età adolescenziale, Caterina, no? Eravamo per dei piccoli gruppi. Anche instaurare dei rapporti che poi possano essere duraturi nel tempo. Noi ci riteniamo molto fortunate, perché noi veramente, sarà che viviamo molto a Roma, però condividiamo la famiglia e i figli, noi facciamo anche tantissime cose insieme, davvero dopo tanti anni ancora siamo qua insieme, a parte la televisione, questo credo che sia l'amicizia, una cosa bellissima. L'amicizia c'è da 30 anni e questo, infatti, insomma... basta, non vi sopporto più io me ne vado, lo sapevo dietro a tutti questi sorrisi, però devo dire che la vita vi ha messo però a dura prova tutte e tre, è una cosa che mi colpisce, Ilaria, perché a un certo punto ti succede una cosa molto grave. Ti guardo negli occhi profondamente. Una cosa così grave da rischiare la vita. Sì. E per ben 3 anni hai dovuto fare riabilitazione. Sì, sì, anche più, sì, più anni. Cosa ti era successo? È che ho avuto un aneurisma congenito, quindi sono stata operata e ho perso memoria, ho perso la parola e quindi ho dovuto ricominciare tutto da capo, no? Quanti anni avevi? 20. Incredibile. Sì, tutti quegli anni da ragazzina passati sotto i riflettori e poi l'apice dello successo. Sì. Però loro chiamavano a casa, ma Ilaria come sta? Non tutte, infatti questa cosa segnata. Te la sei segnata, sì. Ilaria? A noi questa cosa ci ha lasciato davvero... Molto. Non ce l'aspettavamo. Un trauma per noi è stato, perché noi eravamo quasi tutte coetanee, quindi lì abbiamo capito che la vita in un secondo può spegnere l'interruttore in tutti i sensi. Anche a te a me è successo qualcosa. Io a 19 anni, proprio appena finita Non è la Rai... per un errore medico non mi viene diagnosticata una peritonite quasi in setticemia, quindi di notte mi portano in ospedale e io avevo un Walkman per ascoltare la musica, passa una infermiera, mi vede che piangevo, si avvicina e mi dice: cosa hai? Perché piangi, Pamela? Perché io questa notte ho sognato di morire. E lei mi dice: ma perché sei così? Che c'hai sotto? Dei maglioni? Invece avevo l'addome pieno di sangue, quindi hanno chiamato subito e mi hanno portato in sala operatoria e ho chiesto se potevo almeno salutare i miei genitori, perché loro dovevano aprire ma non sapevano cosa trovare. Quindi immaginate che mia madre ha lavorato in ospedale molti anni e per casualità c'era una terrista in sala operatoria che è uscita fuori, poi mia mamma mi ha raccontato e mi ha detto: Cinzia, sai, Pamela non so se ce la fa perché la stiamo tamponando, è proprio una brutta situazione. E invece poi eccomi qui. Aiuto. A ballare ancora Please Don't Go. Ti prego, no, Dai, sdrammatizziamo. Sdrammatizziamo. Poi io sono la più grande di 4 fratelli e avevo questo pensiero che non rivedevo i miei fratelli, no? E invece, io vedo lei e sorrido perché appunto è stato... Poi mi giro dell'aria che invece sta piangendo e anche Eleonora. Perché abbiamo vissuto dei momenti molto forti. Perché sono cose forti, che uno vuole dimenticare, vuole cancellare, ma la però mia è stata vita una è anche riabilitazione questa, lunga. Non si possono dimenticare alcune Non siete le eterne ragazzine, ognuna di voi ha vissuto dei momenti pesanti. Anch'io stavo... Che ti è successo, Eleonora? Io ho avuto un'isterectomia totale e ero arrivata a pesare 38 kg
Ho avuto un inizio di setticemia e quindi è stato insomma un po' complicato recuperare un po' tutta la situazione. Sono momenti che ti segnano molto, soprattutto quando arrivi a un certo punto, sei molto giovane. Io ho avuto la fortuna comunque di avere due bambine prima e questo diciamo che un po' mi ha aiutato a superare questa cosa. Non del tutto però, te lo posso assicurare, perché è come se togliessero, ti tolgono una parte di te, una parte di donna. C'è qualcosa che manca poi fondamentalmente, no? Ma ti aiutano a capire tante, tante altre situazioni e tante cose. E soprattutto ti aiutano a capire chi ti è vicino e chi no. Io ringrazierò fino a che ne avrò voce mio marito, le mie bambine, che mi hanno dato la forza di andare avanti e di ricominciare. E le mie amiche, che mi sono state sempre vicine. Sì. Io credo, Caterina, se mi posso permettere, che io posso dire che è tosta, perché noi abbiamo delle cose in comune che sono le sofferenze e le gioie, no? Che questa vita ti dà. Però io mi ricordo nitidamente che la vita poi io l'ho guardata, uno dice devi passare per le sofferenze, uno spera mai di no, però la vita ti aiuta con le sofferenze a capire quanto è importante anche la piccolissima cosa. Sì. Ma noi siamo forti. Sì, adesso apprezziamo delle tutto figlie, anche il granello d'aria che respiriamo, sì, perché infatti, quella è la cosa più importante, sappiatelo. Apprezzare anche le piccole cose. Sì. Sorridere appena si aprono gli occhi la mattina, dire chi sono. Sì. Che ti colpisce. Che di fronte abbiamo tre ragazze che sono state tre star, no? Perché in quegli anni tutti volevano essere una di loro, e anche quelle che abbiamo nominato, e adesso siamo qui con Miriana, Laura, Ambra. E poi pensare che tutto per voi si è spento in momenti diversi, ma anche abbastanza vicini. Sì, sì. Tutte e tre siete mamme? Sì. Tutte e tre sapete che bisogna lavorare? Sì, sì. Quindi avete anche cambiato mestiere, sì, sì. Fate anche altro anche perché appunto c'è bisogno, bisogna vivere. Questo mestiere non è per sempre, penso che questo ormai lo sanno dei figli, quindi no. Bisogna sapersi rimboccare le maniche e non si deve vergognare per questo, reinventarsi. È dignitoso lavorare, qualsiasi lavoro sia. Sì, ci siamo reinventate. Siete delle combattenti. Con grande orgoglio. Ma non molliamo però noi, eh? No, quindi siamo qua. Siamo qua, non molliamo. Siamo tornate più accanite di prima. E cantiamo, E allora, se siete più accanite di prima, qui ci sono le due veline. Per simpatia, chi tenete e chi tritate? Oddio. Dai, facciamo una piccola... Aspetta. Che personaggi che siete, ragazze. Allora, Miriana... Tritate o tenete? Tritiamo. Ma perché? Allora, lo posso dire? Sì, sì, dai. Sì. Perché in questo progetto discografico doveva esserci pure anche lei. Però no. Non sappiamo il motivo. Lei non c'è più, allora ciao Miriana. ci ha lasciato. Easy. Ma con amore. In questo progetto dove voi tra un po' canterete, solo tu mi vuoi? Sì, doveva esserci anche lei, però immagino per un motivo suo personale. Adesso io ho fatto la battuta perché per trovare una motivazione, ecco. Però non lo sapevo. E perché si è tirata indietro, Miriana? Forse aveva altri impegni probabilmente, impegni. Però so che ci guarda con grande sì, la salutiamo. Ciao Miri. E intanto però Miriana ti hanno tritata, Intanto ti hanno tritata. Ragazzi, a un certo punto avete fatto una reunion per salutare Gianni Boncompagni. Sì. 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 La rivediamo. Grazie. Colui che tra le tante cose geniali che ha creato in televisione, ha creato anche Non è la Rai, è qua, è il regista, è lui, la mente, Gianni Boncompagni! Riconosci? Mito! Come no? Ragazze, grazie di essere state con noi. Go! Bello! Mi è venuta la pelle d'oca, perché nel
un'emozione grandissima rivederla, sì, è stato importantissimo per noi. Io penso che vale per tutte e tre, noi dobbiamo tutto, Gianni. Sì. Era severo? Chi di voi quando lo incontrava cambiava strada perché era ansiosa? Io. Tu, Eleonora, perché, dimmi. Ma non perché io avessi paura, cioè nel senso mi vergognavo, era la mia timidezza, no? E allora lui quando mi beccava mi diceva, scusa, ma perché quando mi incroci cambi strada? Io no. Così mi vergognavo. Che poi adesso più piccoli... non si direbbe. Non si direbbe per niente, capisci? Non si direbbe per niente. Non sembra, ma no, sono molto timida. No. Non sembra. Ma noi no, noi a me diceva sempre, mi raccomando, parla italiano, leggi, non cambiare la tua personalità, sì, perché va bene, ma quando sei lì devi parlare italiano. Beh, non sì, mi... perché come parlare? Ti devi mettere la patita così? Devi parlare, per la dizione, no? Beh, lui è sempre stato, vabbè, un sì, genio. Sì, lui è... accento romano penso che fosse di casa, lì da sì, voi. Sì, però sai, se lo dici ogni tanto va bene, ma certo, stando due ore in diretta... Io mi ricordo una volta, no, lui mi disse, adesso no, questa cosa, mi raccomando Pamela, quando dici passiamo alla prossima telefonata, non dire la D. Io avevo capito telefonata niente. Passiamo alla prossima telefonata. Ambra, arriva. Avevo 12 anni però, insomma. No, e invece poi sì, lui quella cosa lì lo faceva impazzire perché era proprio quella caratteristica. No, scusate, i vostri, io voglio parlare con i genitori del ragazzo nella Rai. Ma immagina, Caterina, io ho iniziato danza, avevo 5 anni, ballavo dentro al box, mia madre sulle pagine gialle, ha cercato di corsa una scuola perché non ne poteva più di me. E cantavi anche. Sì, e Gianni mi ha soprannominata The Voice. E ha cominciato, lui ha scoperto, perché io non sapevo di saper cantare, io ho iniziato come ballerina, abbiamo fatto il tip tap, abbiamo fatto il provino, passato il... e lui un giorno mi ha detto, oggi sei doppiata da una corista, canterai Respect di Aretha Franklin, doppiata. Io per impararla, lui ha spiato, mi ha sentito canticchiare, mi ha detto, vieni un po' qua. E se tutto è partito dalla Rai, tutto ricomincia dalla Rai, perché Eleonora Daniele durante il suo programma dice, ragazzi, ma perché non vi riunite? Sì. E io scrivo anche una canzone e la cantate, sì, no? Sì. Era sì, il momento, avevate fatto una puntata anche pesante sui femminicidi. Sì, parlavamo dell'amore tossico. Sì, amore tossico. Sì. E tutto questo rinasce quindi dalla Rai con Sola tu mi vuoi. Sì. E allora? Ce la fate sentire, ragazzi. Sì, fatecela sentire. Gracias.